Sicuramente il killer ha agito meditando su quello che doveva fare, ha compiuto quest'atto molto grave, perché poi compiendolo nel centro abitato di una cittadina come Lentini significa, insomma, essere focalizzati su quell'obiettivo e non temere al momento almeno le conseguenze del fatto. E quindi sì, è stata un'azione che ci ha fatto riflettere sulla sua perentorietà con cui è stata eseguita. Le indagini ci chiariranno assolutamente i motivi degli screzi nati tra i due nel tempo e che ha portato a questo epilogo. Dissidi tra i due contendenti sicuramente c'erano stati, anche perché ci sono stati un episodio di un incendio registrato dal commissariato di polizia di Lentini, che ci porta a fare delle considerazioni sulla base del fatto che i due episodi possano essere uno scaturente il secondo. È stato rintracciato all'interno di un centro commerciale a Catania. Probabilmente il soggetto si trovava lì in un luogo, diciamo, molto popoloso, perché come capite è molto più difficile individuare immediatamente una persona dove ci sono un gran numero di persone che girano nello stesso ambiente. Ovviamente stava evidentemente meditando sul da farsi dopo che si era allontanato da Lentini. La dinamica con cui lui ha sparato in direzione della vittima fa supporre che non volesse assolutamente intimidirlo, ma volesse invece ammazzarlo. Colpisce il fatto che sia avvenuto nel centro cittadino di Lentini in un orario in cui, insomma, c'è molto movimento. Che fossero stati bruciati i mezzi del parcella, un camion in particolare, una casa rurale e un deposito di fieno all'aperto. Immediatamente dopo, alle 8.30, diciamo subito appena concluso il primo intervento per incendio, ovviamente è avvenuto l'omicidio in piena piazza. A sommare informazioni, ovviamente, le testimonianze, tutti i testimoni, le testimonianze dirette, diciamo, ciò che è rimasto stigmatizzato nelle varie telecamere di sorveglianza dei negozi e delle aziende vicine, che hanno permesso innanzitutto di registrare l'episodio in diretta, ma sicuramente di andare ad individuare gli elementi fondanti del successivo fermo emesso dall'autorità giudiziaria e poi applicato insieme ai carabinieri.